Buongiorno, benvenuti a un altro degli appuntamenti mattutini con Star Bene in TV. Quest'oggi sono nostri ospiti, a partire dalla mia sinistra, Tiziana Fonda, che è coordinatrice infermieristico delle sale operatorie dell'Ospedale Maggiore e degli ambulatori mobili preoperatori per la Day Surgery. Buongiorno, grazie per essere venuta a trovarci. E il professor Umberto Lucangelo, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Perioperatoria Terapia intensiva emergenza. Grazie professore per essere, nel caso suo, tornato a trovarci. Allora, parliamo oggi di Day Surgery, anche perché c'è un anniversario, insomma, piuttosto importante, nel senso che la struttura, professor Lucangelo, è sorta 10 anni fa praticamente, adesso detta così un po' generalizzato, insomma. Esattamente il primo aprile di 10 anni fa, il primo marzo, scusate, di 10 anni fa. Primo marzo di 10 anni fa, e quindi per noi è un onore, un piacere essere qui per poter celebrare questo decennale di attività che ha visto l'azienda impegnata, diciamo, su vari fronti, anche perché c'è stato un avvicendamento delle sale operatorie con il nuovo poletto chirurgico, di cui la signora Fonda è stata, diciamo, l'artefice organizzativo, perché la Day Surgery è un processo clinico, organizzativo e anche amministrativo che prevede lo svolgimento di un intervento chirurgico nel ciclo diurno. Quindi deve essere molto ben organizzato e deve essere anche ben selezionato il tipo di utente che viene a farsi operare. Quindi si potrebbe dire che in questo caso l'aspetto, diciamo, della gestione delle sale e l'aspetto organizzativo dei vari interventi è assolutamente essenziale all'intervento stesso ed è una caratteristica stessa del concetto di Day Surgery. Sì, è verissimo. Pensi che la Day Surgery viene intesa appunto come un ciclo diurno che può essere eventualmente esteso alla One Day Surgery, quindi con il pernottamento del paziente. Ciò dipende dal tipo di chirurgia o dalle comorbidità del paziente stesso, che va ovviamente distinta questo tipo di chirurgia assolutissimamente dalla chirurgia invece ambulatoriale, che è estremamente più semplice. Quindi la chirurgia in regime di Day Surgery ha la dignità della chirurgia, diciamo, complessa, quella che viene svolta nell'ordinario delle sale operatorie, diciamo, del complesso operatorio di Catinara, perché prevede tutte le attenzioni e tutti i presidi di una chirurgia, diciamo, ad alto livello. Allora, signora Fonda, parliamo intanto specifichiamo, il Day Surgery si effettua, diciamo così, solo al maggiore? Sì, solo al maggiore. E da prima dell'evento del primo marzo di 10 anni fa, ogni struttura aveva comunque dei posti letto dedicati a questa tipologia di interventistica. E con quando la prima chirurgica è stata trasferita, quindi da febbraio di 10 anni fa, nel complesso operatorio di Catinara, le due sale che erano dedicate a questa struttura sono state sistemate e sono state adibite solo a fare esclusivamente la Day Surgery. Quindi tutte le strutture che lavorano a Catinara e anche strutture che lavorano al maggiore, che operano al maggiore, che hanno la loro locazione al maggiore, afferiscono tutte quante alle sale di Day Surgery. Quindi nell'arco della settimana ogni giorno abbiamo strutture diverse. Mi pare anche, diciamolo anche per tutta una serie di cose che sono anche facilmente intuibili, l'attività di Day Surgery si svolge al mattino. Sì, si svolge prevalentemente al mattino, dopo logicamente se c'è qualche problema, comunque c'è sempre la presenza dell'anestesista, c'è sempre la presenza del personale di sala operatoria, però diciamo che l'attività viene svolta dalle 7:30 alle 14 ogni giorno con tutte le strutture. Magari questo forse lo chiedo al professore, la differenza fra Day Surgery e One Day Surgery è, diciamo così, immagino debba essere stabilita prima, oppure può essere che
un'operazione di dei, insomma, un intervento di dei surgery possa dopo anche comportare magari una notte di degenza, diciamo così, non prevista come... Sì, diciamo che viene prevista prima, però c'è una certa quota di pazienti, per la verità, estremamente bassi, che possono necessitare del pernottamento. Mi spiego. Il fatto che la chirurgia venga espletata nelle prime ore fa sì che la seconda parte, quindi la parte del pomeriggio, sia dedicata al recupero delle funzioni vitali del paziente, ma soprattutto sia dedicata al fatto che il paziente possa essere in tutti i modi compensato per quelli che possono essere eventuali, diciamo, effetti dell'anestesia, quindi avere un po' di nausea, avere un residuo di dolore, quindi se viene compensato in questo modo, ecco che il paziente può essere dimesso. Altre volte abbiamo degli interventi che per la loro specificità chirurgica necessitano di un monitoraggio, ad esempio del sanguinamento, nelle 12 ore successive, quindi il paziente ha il suo pernottamento e il giorno dopo viene dimesso. Oppure ci possono essere delle comorbidità, un paziente ad esempio che ha una certa patologia, è meglio che passi una notte monitorato presso il reparto di degenza, in modo che possa essere dimesso con tutti i crismi e con tutta la sicurezza. Laddove invece, come si svolge il vostro lavoro, cioè il lavoro di preparazione, mi corregga se sbaglio, intanto dei turni delle sale, eccetera, ma anche eventualmente il lavoro di preparazione del paziente, insomma. Allora, il turni delle sale, l'assegnazione delle sale operatorie viene fatta in base alle liste d'attesa e viene concordata, io preparo e viene sempre concordata con il professor Lucangelo sulla base appunto delle liste d'attesa e su quello che si ritiene più opportuno da assegnare più sedute. Dopodiché i pazienti, ogni struttura invia all'ambulatorio moduli una proposta di ricovero, una proposta di preparazione per quella tipologia di intervento. Noi contattiamo il paziente a casa, ci mettiamo d'accordo qual è la giornata. Noi abbiamo delle giornate dal lunedì al venerdì per poter effettuare questa preparazione e per venire incontro il più possibile al paziente decidiamo con lui la giornata. Tutta la preparazione, a meno che non ci siano delle cose che vengono fuori all'ultimo momento, si svolge tutto nell'arco della mattinata, cioè dalle 7:30 alle 14 circa vengono fatti gli esami ematochimici, l'elettrocardiogramma, il torace se il paziente lo necessita, e la visita conclusiva è la visita con l'anestesista, dove valuta tutte le eventuali comorbidità e dà l'ok per poter effettuare l'intervento chirurgico o, se ritiene opportuno, di fare ulteriori accertamenti. Mediamente quanti pazienti al giorno vengono operati in dei surgery? Se ha senso come domanda, perché poi immagino anche che ci siano appunto degli interventi più lunghi, meno lunghi, quindi insomma... Diciamo che possiamo avere una variabile tra 7 e 12, solo in dei surgery. Ho capito. Solo in dei surgery. Quali sono le patologie, o forse sarebbe meglio dire i tipi di intervento che possono essere, virgolette, risolti in dei surgery? E poi immagino anche, mi corregga anche in questo caso se sbaglio, dipende poi anche dal paziente, perché magari se un paziente ha dei pregressi... Comorbidità. Sì. Beh, diciamo che, giusto per dare un numero che secondo me è importante, le due sale di day surgery fanno all'anno, globalmente siamo sui 1677 interventi, sì, ecco, certo, quest'anno, quindi insomma un bel numero di interventi. Le sale che afferiscono provengono da tutte le chirurgie specialistiche, eccetto per motivi, diciamo, tecnici proprio di patologia, l'otorino e la chirurgia toracica. Però le altre passiamo da una chirurgia, diciamo, dell'ernia inguinale proctologica, se parliamo della chirurgia generale, alla chirurgia del trattamento della prostata benigna. Adesso abbiamo anche il laser, se parliamo della chirurgia quella proprio mirata urologica,
Poi abbiamo trattamenti anche di neurochirurgia, però ovviamente su, a livello periferico, quindi tunnel carpali e altre patologie di questo genere, dito a scatto, alluce valgo, quindi abbiamo parecchi tipi di interventi. E poi mi piace anche ricordare che facciamo non solo degli interventi di tipo chirurgico, ma anche ad esempio un intervento che non è proprio un intervento di chirurgia, ma è più che altro un impianto di un catetere venoso a permanenza che si chiama PortaCath, che viene dedicato ai pazienti che necessitano di terapia farmacologica e oncologica, e per tale motivo, vista la necessità e soprattutto l'importanza di questo tipo e la precocità di questo tipo di impianto, la signora Fonda riesce a dedicare delle sale nell'arco del mese, in modo che le richieste da parte dell'oncologia o dei reparti vengono evase quasi in tempo reale. E cosa voglio dire? La chirurgia ambulatoriale invece che cos'è? Anche il mettere i punti, beh, quello è un intervento di chirurgia ambulatoriale, se vogliamo, o forse... Sì, prego signora Fonda. No, la chirurgia ambulatoriale diciamo che viene fatta o negli ambulatori dedicati di classe A, quindi ci sono due ambulatori dedicati, uno già anche nel polo tecnologico, uno dedicato alla clinica oculistica, uno adesso viene usato dalla chirurgia generale per far piccoli interventi, oppure nel caso ci siano suture o cose di quelle, si occupa dal pronto soccorso, contattano la chirurgia che è di accoglimento e quindi hanno delle strade completamente diverse. Una domanda a tutti e due in questo caso. In questi 10 anni, no? Come è cambiato perché in alcuni casi 10 anni potrebbe essere un periodo di tempo lungo o breve, un periodo di tempo in cui diciamo così, la ricerca, il progresso può aver anche fatto di tutto e di più, e quindi rispetto a 10 anni fa com'è cambiato il vostro lavoro, sia quello diciamo così del chirurgo, sia quello poi di chi organizza invece? È cambiato, diciamo che è cambiato parecchio, cioè, perché le tecniche si sono molto evolute, quindi abbiamo altra strumentazione, abbiamo iniziato diciamo nel primo di marzo 10 anni fa con un numero esiguo di strumentazione chirurgica trovata, diciamo, messa assieme con le colleghe delle sale. E abbiamo iniziato il primo mese di attività, non c'è stata neanche nessun tipo di spesa per strumentazione chirurgica. Adesso con l'evoluzione delle tipologie delle chirurgie, con le sale nuove, logicamente tutto evolve. E quindi anche per noi comunque dobbiamo aggiornarci, e comunque il personale che lavora all'interno delle sale operatorie sono persone molto brave e soprattutto sono molto motivate, e quindi qualsiasi innovazione venga portata sono tutte molto ben disposte ad imparare, a guardare, e insomma comunque persone di una certa età e comunque persone che hanno sempre lavorato in sala operatoria, quindi non è che sono persone nuove o che arrivano dalla strada, diciamo, appena assunte, quindi sono persone che hanno un bagaglio culturale già dietro. Laddove per quel che riguarda invece l'opportunità, diciamo così, medico-chirurgica che offre il Day Surgery? Beh, diciamo che sicuramente, come ha detto la signora Fonda, il progresso delle tecniche chirurgiche, pensiamo alla laparoscopia, cioè pensiamo a tutta una serie di possibilità che hanno ad esempio i chirurghi nel poter operare andando a monitorare ad esempio la parte anatomica e a cercare di ad esempio risparmiare alcune funzioni nervose, cioè ci sono dei monitoraggi in tempo reale adesso che ti permettono di identificare dove si trova un determinato nervo, quindi è estremamente importante questo, quindi una chirurgia molto più tecnologica, chirurghi molto più bravi, che si affianca anche a una tecnica anestesiologica estremamente più facile da gestire. Oggi ci sono dei farmaci che perdurano nel corpo del paziente a livello organico, si chiama emivita tecnicamente parlando, molto molto meno rispetto ai farmaci del passato, quindi significa che la coda anestesiologica il paziente non ce l'ha, quindi una sicurezza maggiore.
e poi possibilità appunto di modulare con più terapie eventuali comorbidità del paziente. E poi è un gioco di squadra, è fondamentale il team, cioè già il fatto che si possa preparare un paziente in una mattinata e poi decidere se può essere o non può essere operato in questo regime oppure dedicare la one day surgery è fondamentale. Il concetto di questo c'è anche da sottolineare, immagino, no? Il concetto di day surgery è comunque molto conosciuto, ecco, insomma, diciamo, voglio dire, sono parecchi che si sentono dire vabbè, tanto te lo fai in un giorno e cosa. Io stesso avrei dovuto operarmi di una cosa che poi non è stato necessario, però ho detto subito, appena me l'hanno detto, beh, ma immagino che sarà una di quelle cose che si fa in un giorno, eccetera. Questo sotto certi aspetti complica anche un pochettino la vita di. Certo, perché, non tanto del paziente quanto appunto di voi, che dovete magari dire no, guarda che invece perché roba... diciamo che l'organizzazione deve essere perfetta. Facendo un esempio banale, che si faccia un volo in aereo di un'ora o di 10 ore, comunque il pilota ci deve essere, l'aereo deve essere efficiente, la rotta deve essere già segnata e gli incidenti possono succedere in qualsiasi momento, quindi deve essere preparato tutto come se fosse un intervento, diciamo, complesso, e quindi c'è proprio la dignità chirurgica, anestesiologica. Infatti si fanno anche anestesie di tipo generale, anestesie di tipo plessico, spinali, periduali, tutta la gamma delle... Sì, non c'è il tempo... No, l'importante è che si preveda il rapido recupero da parte del paziente e ovviamente la tipologia di intervento chirurgico. Chirurgia maggiore non si può fare per gli ovvi motivi legati al tempo e legati poi anche al recupero del paziente, che è più lungo. Il futuro che cosa può, in questo senso, che cosa può portare? Anche in questo caso, da entrambi i punti di vista, dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista dell'intervento? Beh, sicuramente avendo a disposizione più personale si potrebbe benissimo ampliare l'attività di interventi, questo sì, ampliare come orario, quindi anche se poi il paziente non si riesce a dimetterlo, come diceva il professore, si ha la possibilità di farlo pernottare ed esce il giorno dopo. L'importante è, come si diceva anche prima, tutto questo è un meccanismo molto ben oliato, perché sulla base anche degli eventuali pernottamenti sono già programmate anche gli ingressi del giorno successivo. Sì, un effetto, quindi è proprio un effetto, sì. E facciamo anche, che prima non ho detto, facciamo anche pazienti di fuori regione, e quindi è anche un organizzare là il giorno prima la visita preoperatoria, il giorno dopo l'intervento, un pernottamento. E quindi anche persone Sì, quindi è un meccanismo ad orologeria. Proprio, cioè, basta un piccolo qualcosa che non va e ci troviamo senza il posto letto, ecco. Quindi è molto, molto, deve essere molto, molto ben oliato, diciamo. Dal punto di vista invece più prettamente medico, interventi sempre più brevi o non ha senso come... Ma gli interventi sono, sì, più brevi e ci sono tecnologie che facilitano. Ma quello credo che sia importante è che la medicina oggi, oltre ad avere un grande effetto sulla prevenzione, quindi noi abbiamo pazienti anziani che una volta erano, cioè, sì. Ecco, era impensabile, che oggi sono arzilli, tranquilli, che quindi superano serenamente qualsiasi tipo di chirurgia, ma poi la scelta del paziente e soprattutto il fatto che il paziente è un paziente che vive in un contesto informato dalla struttura, e viene informato il medico di base, viene informata da famiglia, ci deve essere un familiare che sia ovviamente, che si prenda carico, quindi che sia consapevole di ciò che fa il proprio caro e del fatto che sarà dimesso nell'arco della giornata o il giorno dopo, quindi c'è proprio un'alleanza tra l'ospedale e il paziente e la famiglia. Allora, io ringrazio il professor Umberto Lucangelo, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Perioperatoria, Terapia Intensiva ed Emergenza, e la signora Tiziana Fonda, coordinatrice, coordinatore, poi adesso qua
infermieristico, delle sale operatorie dell'ospedale maggiore e degli ambulatori mobili preoperatori per la Day Surgery, per essere stati con noi. Grazie, grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie e buona giornata ai nostri telespettatori. Grazie.